Il limite più grande per l'essere umano è quello di essere schiavo del pregiudizio, di un concetto che, seppur sbagliato, viene accettato da tutti. Un male grande, difficile da combattere, ma quando la passione è forte e l'istinto decide di prevalere sulla ragione, nulla può resistergli e le barriere del preconcetto vengono in niente distrutte. Antonello Albertini, esterno sinistro dell'Irpina Sport, sei giovanissima, quanti anni hai? 14. Sei arrivata qui a dicembre, però poi per questioni burocratiche hai iniziato a giocare a gennaio. Adesso è arrivata anche la chiamata della nazionale, della rappresentativa Under 15. Com'è giocare qui? È bellissimo perché siamo molto unite, siamo una grande squadra e miglioriamo giorno dopo giorno. Infatti questo lo dimostrano anche i risultati in campionato. Stiamo migliorando perché vogliamo arrivare al nostro obiettivo, quello almeno di fare il terzo e il secondo posto nella prossima stagione. Come hai reagito alla chiamata della nazionale? Ero molto contenta perché a 14 anni essere chiamata alla nazionale è veramente una bella emozione. Mi sono divertita tantissimo e spero in un'altra chiamata perché veramente ci tengo molto. Di solito alla tua età le ragazze scelgono la pallavolo, la danza, invece tu hai scelto il calcio. Come mai questa scelta? Perché secondo me il calcio ti dà tante emozioni, è un grandissimo sport che da molte persone, diciamo qua, viene anche un po' sottovalutato, ma veramente è uno sport bellissimo che ti fa crescere, ma soprattutto ti fa capire l'unione. Cosa ti senti di dire magari alle ragazze che in questo momento ti stanno ascoltando? Un invito a intraprendere questa avventura? Che bisogna credere sempre nei propri sogni e diciamo qua che bisogna sempre avere fiducia in se stessi. Erika Mazza, sei la più piccolina del gruppo, hai 16 anni, sei stata già nella rappresentativa campana, adesso è arrivata anche la chiamata della nazionale Under 15. Come ci si sente ad essere la più piccola e ad avere già il centrocampo in mano? Allora, penso che avere il centrocampo in mano sia una cosa grossa, comunque anche grazie alle mie compagne di squadra, di reparto soprattutto, Mary Hall e Eliane Esposito, e insomma, non so, è una bella sensazione, poi sempre col mister, lavorare, arrivano i risultati dopo un po' di tempo. Quali sono i tuoi obiettivi personali? Le tue ambizioni dove ti portano? Sicuramente giocare, arrivare sempre più in alto, magari in un futuro in Serie A oppure anche all'estero, però bisogna sempre metterci l'impegno e anche avere un po' di fortuna. Cioè la fortuna ce la creiamo, però. In un mondo, cioè una società dove il calcio è per antonomasia lo sport degli uomini, perché tu hai scelto di giocare a calcio e non di danzare? In realtà ho fatto danza per 3 anni, ma mi dicevano che correvo un po' a maschiaccio, diciamo, e quindi vabbè, ho sempre avuto la passione del calcio e mamma mi ha voluto, diciamo, indirizzare verso la danza, però non ci è riuscita, quindi poi ho scelto di provare a giocare a calcio ed è andata molto meglio. E comunque penso che siano tutti pregiudizi alla fine, nel senso, non penso che il calcio sia uno sport maschile o femminile, penso che sia più che altro passione. Il calcio è uno sport solo per uomini, è un'affermazione che si candida ad essere l'esempio perfetto del pregiudizio retrogrado che alberga ancora nella nostra società. A volte ci si dimentica di quanto possa fare una donna, grande o piccola che sia. Per appurarsi di ciò non bisogna andare lontano. In cima ad uno dei paesi del fiume Sabato, Santo Stefano del Sole, si allena una squadra di calcio, un team prettamente femminile, l'Irpina Sport, che mossa anche dall'entusiasmo di aver vinto tutto quasi nel futsal, si è immersa completamente nel calcio 11, driblando ogni considerazione maschilista. Simone Pagliuca, capitano storico dell'Irpina Sport, tu hai iniziato col futsal con tutte le ragazze, o almeno la maggior parte delle ragazze che ci sono adesso. Quando Fabio Pastore ti ha detto: Simone, l'anno prossimo giocheremo il calcio a 11, cosa gli hai detto? Come hai reagito a questa proposta? La mia prima risposta è stata no, perché pensavo di non essere in grado di fare questo calcio a 11 per la mia età, per il mio fisico. Quindi la prima risposta è stata subito no. Poi il pensiero di lasciare le ragazze non era bello, perché comunque siamo una grande famiglia, ci vogliamo bene, quindi
ho incominciato ad allenarmi, con il tempo, devo dire la verità, mi sto divertendo. Il girone di andata è andato non benissimo, avete raccolto pochi punti, tantissimi gol, il girone di ritorno vi state rifacendo alla grande. Penso che siamo cambiate soprattutto di mentalità e poi abbiamo cominciato a capire come si sta in campo, perché venendo dal calcetto avevamo ancora quella mentalità del calcetto, alcune cose che nel calcetto vengono più facili e qui non è così, il campo è enorme, già io se dovrei fare su e giù non ce la farei, però grazie al mister, gli allenamenti che ci ha fatto fare, dobbiamo dire la verità, anche il girone di ritorno, come hai detto tu, è stato molto più semplice, quasi su tutto ci viene quasi più facile, e quanto sembra siamo riusciti anche a trovare la formazione giusta, lo schema giusto, e abbiamo incassato meno gol. Molte sconfitte che abbiamo avuto di recente, devo dire la verità, per me sono state ingiuste, perché perdere 2-1, però giocare meglio della squadra avversaria si brucia. Ci riferiamo alla Frattese. Ci brucia un po', o forse pure tanto, però questo è il calcio, la regola è se non fai gol subisci, e questo è stato soprattutto per gli errori nostri, perché non è che loro hanno fatto gol su azione loro, su degli 3 errori nostri loro hanno segnato. Diciamo che questo è stato un anno di transizione, dove vuole arrivare il Pian Sport magari anche nel prossimo anno? Questo è un progetto che ha come obiettivo quale? L'obiettivo penso di migliorarci prima di tutto e poi magari di salire di categoria e trovare sponsor migliori, se ci saranno speriamo, e che ci diano una mano anche al di fuori, perché come vedi arrivare qui il campo non è grande, però ci stiamo accontentando e speriamo che l'anno prossimo ci sia di meglio. Ilenia Duccia, sei passata dalla pallavolo al calcio a 11. Perché da piccola ero appassionata al calcio e ho sempre voluto farlo, solo che non c'è mai stata una squadra femminile, quindi ho preferito fare pallavolo. Poi saputo che c'era questa squadra e che quest'anno inizia a fare calcio a 11, quindi ho iniziato anche io a fare calcio a 11. Come ti sei trovata in questo gruppo? Come ti hanno accolto le ragazze? No, beh, benissimo, perché le ragazze sono tutte simpatiche. Poi mi sono trovata da subito bene in questo gruppo. Giuseppino Spinello, portiere dell'Irpinia Sport, sei con l'Irpinia Sport da quasi 3 anni, se non sbaglio. Hai iniziato col futsal, adesso ti trovi nel calcio a 11. Com'è questo cambiamento? Com'è stato trovarsi in una porta così grande? Il cambiamento è stato netto, perché comunque la porta è diversa. La porta di calcio a 11 è molto più grande, quindi bisogna avere bisogna fare un allenamento diverso, bisogna fare dei movimenti diversi. E all'inizio è stato un po' traumatico, perché mi sono vista una porta enorme dietro di me e cose nuove da imparare. Quando già a calcio a 5 già, cioè, eravamo abbastanza brave, infatti abbiamo avuto molti risultati positivi, però piano piano con la forza di volontà ce la stiamo mettendo tutta e vedo che riesco almeno ad essere ad essere di aiuto. Ti ho chiamato anche nella rappresentativa. Sì, vabbè, poi non sono andata perché mi hanno visto soltanto una volta, poi già conoscevano altre ragazze, però almeno la soddisfazione di essere stata vista, di essere stata chiamata almeno solo per una volta è già una soddisfazione per me. Marinuccia Montedoro, secondo portiere, com'è stato il passaggio dal futsal al calcio a 11? Per me personalmente è difficile, perché già al calcio a 5 stavamo incrementando bene, quindi posizioni, tecnica, tutto. Quindi passare al calcio a 11 è stata tutta un'altra cosa, non dal fatto che la porta è grande, però già è tutto diverso, quindi io ho avuto difficoltà. Però adesso già al ritorno si vedono tanti cambiamenti. Mister Luigi Petracca, siete con loro già da diversi anni col futsal, adesso vi ritrovate in un'avventura nuova, com'è stato? Guarda, noi sono 3 anni, alcune sono nuove, quindi si stanno adeguando a quello che è un po' il modo di lavorare dell'Irpinia Sport.
Si è cambiato mentalità quando siamo arrivati il primo anno con il presidente, siamo riusciti a fermarci un po' con la società e a decidere alcune linee da seguire, e su queste linee piano piano si sono aggiunte delle altre considerazioni e cose, per cui questa squadra è cresciuta come futsal, ma non ci soddisfacevo, perché poi alla fine le ragazze avevamo già fatto diversi allenamenti di calcio a 11 pure e gli piaceva. Abbiamo fatto una riunione con loro e hanno deciso, qualcuna preoccupata, qualcuna no, una di quelle poteva essere Floriano, ma poi si era dimostrata insomma quello che era, di qualche preoccupazione, però l'hanno avviata bene, è piaciuta e sta andando avanti bene, perché il girone di ritorno sembra che provano di tutto per poterci fermare o perlomeno per non farci giocare. Cosa che è successo col Prato ultimamente, come siamo stati alla Frattese. Avete perso 2-1 immediatamente. No, ho avuto i complimenti del capitano, perché là abbiamo perso 8-1, 9-1, top. Invece il girone di ritorno questi risultati non esistono. Stiamo molto vicino, abbiamo limato molto le disattenzioni, gli errori, le posizioni in campo, i diversi moduli di giocare, le diverse posizioni, ognuna di loro ha più di una posizione, una o due posizioni da poter seguire, stiamo lavorando proprio su questo, perché poi anche il pallone è a rimbalzo controllato, era quello del calcio a 5, questo qua invece è un altro tipo, quindi hanno avuto proprio difficoltà pure a stare sul terreno, abituati sul parquet, sul linoleum. Quindi è stato non difficile, però avrei voluto vedere chi con la neve, qua 70 cm di neve, le ragazze in mezzo alla strada con un freddo pazzesco e noi sulla neve, perché qua non si poteva giocare, siamo stati un mese che non si poteva giocare, in mezzo alla strada a correre in salita, in discesa e cose. Oggi nei secondi tempi loro stanno facendo anche la differenza. Mister, una domanda. Ma lei ha già giocato? Dopo. Mister, una domanda. Lei ha allenato anche una squadra maschile prima dell'Irpinia Sport? Sì, ho lavorato con Giuseppe Battista, ho lavorato qua con Sino Spiga, con Mario Landolfi, con Codraro, un bel po' di gente. Ho fatto, allora facevo preparatore, secondo, un po' di cose. Lei, cioè, qual è la differenza? Cioè, le davano più i ragazzi o le ragazze? In termini, diciamo, emotivi. Allora, il calcio a 11 maschile e femminile è completamente diverso sulla condizione e sullo stato tecnico e tattico. Ci sono delle ragazze, ho visto delle ragazze in questo campionato che andano stupendamente avanti, ma di molto, anche per i maschietti. Ragazze che palleggiavano, tenevano palla a terra, visione di gioco stupenda. Infatti io penso che qualcuno di loro sicuramente si troverà molto più in avanti in nazionale, qualcosa che abbiamo visto veramente, infatti qualcuno di loro nella rappresentativa, come abbiamo noi Erika Mazzi in rappresentativa, e teniamo, hanno fatto un quarto posto, un terzo quarto posto, e teniamo la piccola Antonella, che praticamente è nazionale under 15 ed è riuscita nazionale proprio under 15, hanno fatto il ritiro a Potenza, quindi vuol dire qualcosa di buono, e qualcun altro ci stava concentrata per poco e non dico chi. Però comunque è una bella soddisfazione, i maschietti ce l'hanno nei limiti, le femminucce si costruiscono perché si crea questa pressione, però chiedono di capire, chiedono di... Sono più curiose, mentre il maschietto ce l'ha già di suo, o ce l'ha o non ce l'ha, per costruirlo il maschietto ce l'ha, invece con loro diventa un po' più facile, perché avendo anche fatto scuole calcio, abbiamo fatto allievi, juniores, insomma abbiamo fatto un po' di tutto, però loro questa curiosità di quest'anno e la passione con cui tu dici una cosa e le porti al limite ogni volta, con la neve, col freddo, con l'acqua, sai, pensiamo, mo non vengono, tutto quanto qua, mo non vengono, stiamo un'altra volta qua, quindi comunque ti inculcano quella passione, quella voglia di fare, che tu non molli, ma anche loro. E quindi siamo là, ci facciamo prima la lavagnetta, la discussione nello spogliatoio, poi andiamo e facciamo la parte di condizione, poi la parte tecnica, la parte tattica e la partita. Quello che abbiamo fatto dentro lo mettiamo dentro a campo, ci sono delle correzioni da fare, le facciamo. E poi piano piano gli errori, ma non ci servono quelle cose fatte bene, ma gli errori che facciamo durante, o le disattenzioni che abbiamo durante una partita, ce le discutiamo poi al primo allenamento in casa che facciamo.
però al momento posso dire con grande soddisfazione, ma anche da parte loro, i complimenti che stanno avendo, è l'unica squadra che mette palla a terra e gioca a calcio. Abbiamo le altre mettono il pallone subito in avanti perché hanno degli attaccanti, per l'amor di Dio, Di Martino qua, fenomenali, bravissime, che fanno giustamente la differenza su tutte e 22, o perlomeno tutte e 40, se vogliamo dire. E però le nostre pian piano, e il prossimo anno con qualche ritocco, con qualche crescita in più, penso che faranno un po' di differenza. L'obiettivo principale quale sarà, quello il prossimo anno? Di continuare, perché come finiremo il campionato, quello sarà il punto di partenza. Presidente Fabio Pastore può ritenersi soddisfatto per quanto svolto da mister e ragazze, perché contro l'esperienza e la cattiveria agonistica delle concorrenti, già navigate in questo ambito, non si sono mai tirate indietro ed anzi hanno sempre combattuto fino al triplice fischio, fino all'ultimo minuto. Da Santo Stefano del Sole è tutto. Il Pinia Sport!